magari non senti questo tutto colonizzato dal nord, su tutti i punti di vista, anche sui cervelli, anche sui cervelli, anche sulle coscienze, anche sulle coscienze. Allora, poca parola, io all'età di 20 anni, è un prodotto, io parlavo con io entrai in galera da ragazzo a 20 anni. Ci deve raccontare pure perché. Entrasti in galera per un errore giudiziario. No, io ho una proposta di soffermare. Allora, in tutti i modi, no? Sentiamolo. La quale poi, comunque l'ho fatto con l'Italia, sono uscito, e quindi nel mio film c'è Papione, ho imputato di Papione perché si era posizionato bene, quindi c'è lassù qualcuno che vuole andare sul mio recupero, quindi solo tre, e mi sarà, no, tre film. Allora, volta che lei l'ha scritto, se la prendete magari la valuterà. Non la stiamo prendendo a vedere, sto dicendo. Molto volentieri. No, ci viene un po' da sorridere. Ma la domanda. Discusso, però, la voglia, no, dai. Andiamo da un po' di creatività, sanguigna, no. Parlate fra di voi, per consumare magari quei finanziamenti che avete. Lei scriva in una lettera la sua storia a Michele Placido, e Michele Placido la leggerà e valuterà se magari può venire fuori un film interessante che tiene insieme, appunto, come dice lei, Papillon, qualcuno con lo snuber la Manduria con Lumiere, il film. Un comunista, però cattolico. Quindi, voglio anche un regista che abbia una certa. Lui ha detto, no, questi film in Italia non si possono fare, perché mai, non so. Allora, facciamo mobilitazione, non so. Facciamo una, offriamo una coscienza non planetaria fisica, no? Diciamo questo, per quale motivo, non so, questi neorealismi non si devono creare. Certo, in effetti è un problema che abbiamo il film di Vittorio, quando andrà in onda, quando andrà in onda, certamente dirà molto, dirà. A Grottaglia c'è Papagiro, no? Senta, scusi, le abbiamo dato un grande spazio, la ringraziamo per questa sua presenza e quindi appunto passiamo alla domanda successiva, grazie.